Grazie Presidente. Allora, anche per noi questo è un tema molto importante, talmente importante che ci asterremo perché è già prevista dal piano sociale una graduale riduzione delle liste di attesa per i servizi di assistenza domiciliare e questo attraverso una sostanziale revisione della modalità di gestione delle stesse liste. Praticamente bisognerà rivederle un po' tutte in modo da arrivare a costituire una prestazione sicura in caso di bisogno che risponda all'obiettivo di un livello essenziale. Però in parallelo andrà anche riformata la famigerata 355, ovviamente. E quindi questa cosa servirà sia per superare l'ottica categoriale, ma anche per aggiornare i valori del budget individuale. Sappiamo benissimo che il budget individuale poi si sposa con il piano di vita delle persone. Infine, occorre anche definire modalità di gestione omogenee sul territorio comunale. Per questo, la graduale e ponderata, il graduale e ponderato scorrimento de delle liste è previsto nel piano sociale, però con delle modalità precise per fare le cose fatte nel modo giusto e fatte con il metodo giusto, soprattutto in modo da dare la risposta giusta alle persone, ma anche perché questo scorrimento renda le liste anche e di servizi omogenei su tutto il territorio di Roma Capitale, visto che, come hanno fatto riferimento anche i colleghi, diciamo che per il decentramento amministrativo questa funzione si esplica soprattutto nei municipi. E poi oggi c'è da dirlo un'eccessiva frammentazione, per esempio alle modalità di gestione della prestazione in forma indiretta, al numero delle ore concesse nella prestazione diretta, le modalità di riconoscimento delle deroghe. Quindi per tutto questo occorre anche omogeneità sul territorio e quindi per questo abbiamo previsto un parziale ponderato scorrimento delle liste nel piano sociale. L'assistenza domiciliare è comunque già oggetto di una proposta di protocollo operativa con le ASL, quindi noi ci asterremo, però questo è uno dei temi che ci sta più a cuore. Quindi se affrontato con le modalità inserite nel piano sociale, io non credo che ci sia. Non ci sia, diciamo, difficoltà ad astenersi su questo ordine del giorno. Grazie.